Ci abbiamo visto arrabbiatissimo fin dall'inizio della partita, il Pescara ha fatto la partita che tutti si aspettavano, il Toro oggi non c'è stato purtroppo. Più o meno così, cioè i primi fino al gol di Insigne più o meno stavamo cercando di fare qualcosa, così dopo il gol di Insigne evitabile, se devo essere sincero, è come se si fosse spenta la luce, quindi anche quelle cose che volevamo fare non le abbiamo più fatte, quindi è diventato poi difficile. Il rammarico, ho detto prima ai vostri colleghi, che perdere contro il Pescara, contro questo Pescara, ci può stare, sta attraversando un buon momento, gioca un buon calcio, c'ha 3-4 giocatori di livello superiore per la Serie B, quindi ci può stare. Il rammarico è che non è quello di aver perso, che si può perdere a Pescara e non essersela giocata, questo sì, questo è il vero rammarico, perché è abbastanza evidente che se il Torino fosse stato questo non sarebbe stato il primo in classifica dalla prima di campionato, però voi siete di Pescara e non dovete mettere a fuoco due o tre cose. Il Pescara ha fatto 3 o 4 sconfitte consecutive, no? Ecco, se noi avessimo fatto 3 o 4 sconfitte consecutive probabilmente non saremmo neanche venuti a giocare, e ci sarebbe stata sarebbe stata la fine del mondo, ok? Quindi stiamo parlando di due mondi completamente diversi. Questi sono 11 mesi che sono sul pezzo, quindi mi dispiace soprattutto per loro, non mi dispiace che abbiano perso, mi dispiace che abbiano sofferto, questo sì. Ci rimangono 3 partite, io devo guardare in casa mia, quindi chiaramente il Pescara guarda in casa sua, il Sassuolo guarda in casa sua, noi abbiamo 3 partite di cui 2 in casa e 1 fuori, siamo artefici del nostro futuro, se facciamo nessuno può portarci via la Serie A, se perdiamo con l'Albino Lecce, se perdiamo col Modena o se perdiamo, è giusto che non andiamo in Serie A, chiuso l'argomento, quindi complimenti al Pescara perché è una buona squadra.